Avevo intenzione di fare un'altra tier list per Inazuma Eleven, ma questa settimana non è possibile perché ho in mente qualcosa di meglio di una semplice tier list. Ma lo vedrete la settimana prossima, sempre se ce la faccio perché non ci sto con i tempi. Invece, oggi tier list sui personaggi principali di Yo-Kai Watch. A quanto pare vengono presi in considerazione tutti quanti i personaggi principali apparsi nell'anime che hanno avuto un episodio di una certa rilevanza e anche gli yokai più amati in generale. E ci sono anche gli umani, due, e non c'è Katie. Povera Katie. Facciamo che Nate e Katie sono lo stesso personaggio, però per la tier list non esistono. La classifica è composta da S, A, B, C e D, non voglio fare nomi strani come ho fatto per la prima tier list di Inazuma Eleven, vanno bene questi e cominciamo subitissimo partendo da Nate e da Luna. Nate è un personaggio protagonista davvero positivo, non sempre i protagonisti sono personaggi positivi come Nate. Mi piace molto come personaggio. Una bella A non gliela toglie assolutamente nessuno. Andiamo poi con Luna. Luna è un personaggio che mi è piaciuto davvero tanto e mi fa scassare dalle risate, anche se nei video non lo davo spesso a vedere. Comunque lei la metto in S, mi piace davvero davvero tanto. Proseguiamo quindi con qualche yokai un po' meno apprezzato, però comunque molto conosciuto. Per esempio, Rivela. Rivela è uno di quegli yokai che una volta evoluto è buono quando diventa Kia Kia. Ma finché è Rivela, oddio, ti può dare la cura con lo schiaffo affettuoso, però mi sta un po' sulle scatole. La metto in C, non mi piace particolarmente come yokai. Tra l'altro, i bordi bianchi, io vorrei parlare con chi ha ritagliato queste immagini e stringergli la mano dopo che l'ho messa nel cesso. Passiamo poi alla pannocchia, che non ricordo assolutamente il nome. Potrei andare sulla wiki a vederlo, ma non lo farò. Non mi dice nulla, la metto in D. Proprio zero. Di naso? È uno yokai speciale. Di naso è uno yokai speciale, ha una quest particolare, mi fa schifo come yokai, di è brutto da vedersi e brutto anche il fatto che si mette la dita nel naso, mamma mia. Posso capire che ti pizzica un attimo il naso e te lo tocchi, ma no, proprio con le dita dentro, no. Poi in pubblico. Passiamo a Whisper. Whisper è la spalla comica di Nate, molto più comica di quanto non sia G. Banyan. Whisper devo assolutamente metterlo in S perché anche lui mi fa scassare dalle risate come Luna. E G. Banyan lo mettiamo in A perché comunque è uno yokai decente, si può fondere e creare uno yokai ancora più forte. Insomma, è versatile, ha il suo perché, ha troppe varianti, troppe, però lui è apprezzabile. Passiamo poi a Danz. Sì, Danz è quello più chiaro. Non è particolarmente apprezzato da me. E ovviamente questa non è una lista di yokai più forte, è una lista di yokai preferiti da me. Non dalla community, da me. Preferiti, non più forti. Direi quindi di passare a Sabio. Sabio, anche lui è divertente. L'abbiamo anche su Yokai Watch Blasters. Però la sua evoluzione è quella che poi aprirà una quest importante in Yo-Kai Watch 3. Impos? Nulla. Il Noko, la missione che il Noko ha su Yo-Kai Watch 2 di trovare le 8 sfere del Noko è frustrante più che bella, perché a parte che scappa come una saetta, però una volta che va in Nokolandia, vai lì, ok, fatto, e poi finito. Basta. Una missione extra per fare il 100%. Però il design è carino. Andiamo poi un pochino a caso. Sarunian. Sarunian è molto molto bello. E ovviamente in B. Dai, è bellino. È carino. È un'altra copia di G. Banyan. Ma è carino. Andiamo con i fratelli comastoppisti. Non lo so, ragazzi. Sono carini, ma. Boh, in B. Non mi dispiacciono. Sono un buon modo per spezzare il ritmo del gioco di Yo-Kai Watch 3 insieme a Tomnian. Tomnian però è A, è più bello Tomnian. Proprio il classico gatto americano. È giallo, mi piace perché è giallo. Andando un altro po' a caso, Kanom. Brutto Kanom, bruttissimo. Bikanom è anche peggio. Via, proprio via via via. Insomni. Ora, non è la classifica degli yokai femminili, perché c'è la tier list, eh? C'è la tier sugli yokai femminili. Però, insomnia. Zitta, zitta. Lascia sta lì. Sta bene in S. Non ha commesso danno, non ha commesso fallo. In S è perfetta.
lì, buona, non gliela guasta nessuno. Chiusella! Ma Chiusella è classico yokai che si dice infesti i bagni. È interessante come yokai, come backstory, ma come yokai di per sé il design non è granché. È molto più bello l'evoluzione e anche il design che le hanno dato in Yokai Watch Academy. Lì davvero è bello. Comunque sia, lei la metto in B. Carina, ma nulla di che. Komasan e Komajiro. Komasan è un altro di quei personaggi che si ritrova sempre nelle situazioni più disparate. Sempre in queste situazioni fantastiche e fa sempre ridere. Nel gioco no, ma nell'anime sì, e ho visto pochissima roba dell'anime, poi magari in tutti gli altri episodi è un frignone che non serve a nulla. Però il design merita. Stessa cosa per Komajiro, anche lui no, davvero bellino. Nonofame e Annebio in D, il design più generico possibile. Dentrostrello in C, è carino come yokai. Felicio, una nuvola. Nulla di che. Negatina. È una pozza di fango. Malandro, anche lui design piuttosto generico. Mi piacciono i capelli, quindi in C. Solo per i capelli. Per il resto fa Slav Squat. Tripaloschi. Kamikappa. A malincuore in D. È un K. Pure brutto. Cioè, non è il classico K con... Un K ha fatto male. È un K-papero! Un K-papero! E voi mi direte, ma anche Goldak è un K fatto male? Sì. Puzzetto! Un culo, praticamente, brutto, qui. Però culo fa ridere, quindi B. È osceno, è osceno. Quando si dice mettersi la testa nel culo, lui l'ha fatto davvero alla lettera. Immagina se starnutisce, che succede. Bene, passiamo ora a Nevaria. Nevaria è lo yokai che viene sempre preso come riferimento quando si parla di waifu in Yokai Watch. Posso dirvi una cosa? C'è di meglio. E comunque sia va in S. Senza se e senza ma. Kyuubi. Kyuubi sinceramente mi fa davvero impazzire come design e come forza in S. Anche lui barra lei, non si sa ancora se è maschio o femmina. Perché non voglio aprire un dibattito o una parentesi enorme. È una donna, ok, è un maschio, ok, non facciamone un dramma in S perché è figo, punto. Poi Velenotto, Velenotto, anzi Velenotto vi dico di più, qua in prima posizione è il mio yokai preferito. Design fantastico, ma cioè ve lo immaginate una persona? Mettiamo caso che sia una persona che va in giro con una sciarpa fatta di serpenti vivi che possono mordere a comando. Poi, capelli lunghi, codino, anch'esso codino a forma di serpente, di bocca di serpente. È lo yokai perfetto. Gli yokai dei sigilli. Abbiamo Rovinella, una coi fiori che balla. Professorso, è carino il design, mi piace, con la cacchetta in mano. Vabbè, perché la cacca fa ridere. Barbombell, è una versione bella di Kanom. Cyborg Y. Sapete che mi sembra? Allora, lo metto un attimo qui, no? Cyborg Y mi sembra un prototipo di Iron Man se avesse le ali e fosse una teiera di quelle che si mettono sul fuoco. Quelle di metallo, no? Uguale. In realtà quelle ali starebbero a rappresentare il fatto che è un diavolo, così come i piedi o zampe, quello che sono. Direi però di vedere anche Usapion, cavolo, uno yokai iconico come Usapion, che fai, non ce la mettiamo? Molto carino, in A. Non ha bisogno di presentazioni, Usapion lo conosciamo tutti. Oh, Hovernian, bello. Yokai che è stato apprezzato tantissimo dalla community. E Robonian F, tra l'altro, neanche Robonian normale. In realtà Robonian nell'anime appare più volte, sempre poi più potenziato. Ah, in B, tranquillamente, non mi dispiace come yokai, davvero carino. Sì, è un'altra variante di Jibanyan, ma è carino. Sergente Quadro. No. Design pessimo. È un oni, brutto come la fame. Divertente su Blaster, basta. Shogunian. Dai ragazzi, Shogunian. Come si fanno a metterlo in S, Shogunian? È bellissimo.
è la variante forse più bella dei Nian. Koros, brutto come la fame. Nerorc è più bello. È bello il colore rosso che ha, rosso sangue, proprio un bel rosso che ti fa capire che stai per perdere 18 litri di sangue in una volta sola, che non è possibile, ma comunque lascia fare perché lui può, lui è mago, è il grande mago Koros. Zazel. Zazel ha un design davvero fantastico, anche lui in S. Il design di Zazel è bellissimo, davvero fantastico, tralasciando il ruolo che svolge come consigliere di Enma. E poi, Dulcis in fundo, il grande re Enma. Allora, Enma è un personaggio che mi piace. Dai capelli, dal viso, dai vestiti, dalla forza, dal potere, da quello che rappresenta. Però, non è da S, non è da B, non è da C, ma è da A. Ha fatto la battuta! Eccola qua. Salva o scarica? No, non salvo e non scarico niente. Ci sarà un'altra tier list di Yo-Kai Watch, non so quando uscirà, magari, perché no, settimana prossima, tanto è agosto, agosto è il mese delle tier list, e magari sugli Yo-Kai femminili, come ho detto prima, appunto ve l'ho accennata, lasciate fare che ci sono Yo-Kai femminili molto meglio di Nevaria. Nevina è già un esempio, porta un paio di occhiali e già migliora. Capite che, insomma, ma basta poco. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, allargo le braccia perché sì. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.